Buonasera, abbiamo qui ospite con noi in studio Priamo Bocchi, candidato di Fratelli d'Italia alla poltrona di sindaco di Parma, che concorre alle elezioni comunali del prossimo 12 giugno. Benvenuto. Grazie Elena, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bene, siamo qui per porre alcune domande. Innanzitutto, partiamo dai temi, diciamo, più scottanti per quanto riguarda la nostra città. Nei mesi scorsi si è fatto un gran parlare, con anche polemiche, riguardo alla riqualificazione di alcuni, luoghi simbolo della nostra città. Lei come pensa di agire riguardo allo Stadio Tardini, al Parco della Cittadella e all'Aeroporto Verdi? Allora, andiamo per ordine. Sullo Stadio Tardini nel nostro programma abbiamo espresso una linea molto chiara. Sappiamo che ogni cambiamento porta con sé delle resistenze, quindi io abito tra l'altro a pochi metri dallo stadio, quindi conosco bene i disagi legati alle giornate delle partite. La nostra idea è che il Tardini vada assolutamente lasciato dove è oggi, è un patrimonio di identità e di cultura non solo sportiva della nostra città e quindi deve rimanere dov'è. E altrettanto nettamente diciamo che lo stadio vada riqualificato. Abbiamo una struttura vecchia, inagibile per i disabili, alcuni settori delle curve scoperte. Uno stadio, insomma, una struttura vecchia che necessita quanto prima di una riqualificazione profonda. L'opportunità che offre oggi alla città il nuovo presidente americano Kraus è quella di investire, cioè di tasca propria, quindi di finanziare il rifacimento, la ristrutturazione dello stadio, a noi sembra un'opportunità che la città non può perdere. Stadio che secondo noi deve rimanere dove è oggi, anche perché a dirlo e a sostenerlo sono le indicazioni dell'UEFA, l'autorità calcistica europea, ed è anche l'esempio di tante altre città in Europa, in Inghilterra, in Spagna, altre realtà calcistiche molto, molto avanzate che stanno seguendo questa linea. Gli stadi sono degli asset importanti per le società di calcio che abbiano delle ambizioni, le società italiane sono indietrissimo in queste, quindi per sfruttare appieno le capacità anche di produzione, di reddito di una struttura del genere, credo che debba rimanere dov'è. Poi però bisogna entrare nel merito, perché ovviamente il rifacimento dello stadio con un progetto che lo va a radicalmente a modificare è di interesse pubblico e quindi se il privato interviene è giusto creare una mediazione tra soggetto privato e portatore di interesse pubblico, che in questo caso è il comune, per far sì che il progetto sia il meno impattante possibile, non contenga per esempio spazi commerciali e vada a appesantire l'offerta in un settore già in difficoltà a Parma, sia un progetto che preveda degli spazi soprattutto dei quali possa beneficiare la comunità. Noi abbiamo pensato per esempio a fare delle convenzioni o creare delle o chiedere delle strutture che possano andare a beneficio dei bambini che magari non hanno possibilità di fare sport, delle società sportive che fanno fatica a trovare degli impianti adeguati, ma poi pensiamo a biblioteche, ad altri tipi di servizi, insomma da concordare col privato affinché l'intervento apporti dei benefici su tutta la comunità. E secondo noi, se un progetto, e quello definitivo ancora non lo si è visto, perché se ne dica, se il progetto definitivo contenesse queste modalità, questi spazi a beneficio della comunità, io credo che anche tutto il quartiere ne possa beneficiare. Sul Parco della Cittadella, anche qui io partecipai mesi fa alle proteste dei cittadini, io in Cittadella ci sono cresciuto da bambino, abitando lì a due passi, e abbiamo contestato duramente il progetto di riqualificazione proposto dall'amministrazione Pizzarotti, un progetto che secondo noi andava a snaturare quello che è un parco monumentale di grande valenza non solo storica e architettonica, ma anche di grande valenza simbolica per la città. Abbiamo detto che quel progetto rischiava di far morire l'anima della cittadella e quindi secondo noi il Parco della Cittadella deve rimanere un grande polmone verde all'interno della città, quello di cui ha bisogno più che tanti stravolgimenti o altre cose è di una seria manutenzione, cosa che in questi anni non è mai stata fatta, a partire dalle bassure, dai bastioni, l'illuminazione che era carente, l'arredo all'interno del parco assolutamente carente, prevedere magari delle strutture per lo sport destrutturato, ossia quello la corsa piuttosto che il calisthenics o altre cose che stanno andando molto di moda oggi. E quindi
crediamo che la cittadella, insomma, debba rimanere, debba conservare la sua anima e non debba essere assolutamente stravolta. Tra l'altro c'è bisogno anche di un rifacimento, di una manutenzione delle mura cinquecentesche. L'altro giorno, passando di lì, ho visto che c'erano delle scritte a vernice e dopo due giorni sono state sistemate e coperte con un altro tipo di vernice, quindi insomma un intervento assolutamente poco rispettoso del valore dell'opera. E in ultimo, sull'aeroporto Verdi, anche qui c'è un grande dibattito in città. Noi ci siamo espressi per il potenziamento e lo sviluppo di una struttura che per Parma può essere strategica e può essere molto importante. Abbiamo anche l'EFSA, l'autorità alimentare della sicurezza alimentare, quindi una struttura che deve essere supportata dall'aeroporto, però lo interpretiamo questo sviluppo esclusivamente in chiave passeggeri. Siamo convinti che Parma non abbia bisogno di un polo logistico che verta sul trasporto cargo. C'è il polo logistico di Piacenza vicino, c'è quello di Malpensa che oggi assorbe il 70% del trasporto cargo, che ha in previsione un progetto di ampliamento, quindi crediamo che il progetto di sviluppo aeroporto legato ai cargo sia troppo impattante, vada a peggiorare la qualità della vita delle frazioni e non solo, rischi di creare inquinamento acustico, inquinamento ambientale e tutta una serie di necessiti di tutta una serie di opere infrastrutturali a partire da quelle viarie che andrebbero assolutamente evitate. Ebbene, e in questi ultimi anni abbiamo assistito purtroppo a una decadenza del centro storico di Parma con la chiusura di numerosi negozi e con il conseguente aumento della criminalità. Come pensate di sostenere il commercio in centro e di limitare il diffondersi di situazioni di pericolo per i cittadini? Sì, quella del centro storico è sicuramente una situazione che va affrontata. Parma ha in comune con altre città questo decadimento, impoverimento, isolamento del centro storico, che ripeto è una caratteristica anche di altre città, però Parma in questi ultimi anni ha sicuramente imboccato un declino da questo punto di vista assolutamente da arginare. I principali problemi sono sicurezza e degrado. Il centro storico racchiude, sappiamo, la maggior parte del patrimonio artistico, architettonico di pregio della città. È il biglietto da visita per un turista che scende dalla stazione e si dirige in piazza Garibaldi, e quindi occorre sicuramente un'azione importante di intervento su questi due aspetti, la sicurezza, il degrado, il decoro urbano. E poi c'è tutta una serie di, ci sono sul commercio per esempio in centro, ma non solo, nel nostro programma abbiamo previsto per esempio l'istituzione della figura del city manager, che è una figura che coordinata con gli altri assessorati, con competenze nel settore del commercio e dell'artigianato, possa attuare quei provvedimenti che sono trasversali, perché il commercio non è un comparto diciamo stagno che da affrontare in maniera settoriale. Il commercio non è altro che la risultante di tanti interventi e provvedimenti che riguardano la mobilità, e anche qui c'è da fare tanto, la sicurezza, appunto l'accessibilità al centro, se parliamo di centro storico. E poi ci sono gli interventi, quelli classici, quelli di una detassazione per esempio delle attività commerciali in certe zone particolarmente in difficoltà, e penso all'oltretorrente. C'è una raccolta dei rifiuti da rivedere, perché soprattutto in centro storico, magari vicino ai locali della ristorazione, è assolutamente indecoroso vedere mangiare a due metri da una montagna di sacchi del rudo. Accessibilità, ripeto, del centro storico, con la previsione, noi abbiamo previsto anche la facoltà, e questa è una cosa che penalizza oggi molti turisti, di fare come a Milano il biglietto per l'ingresso nell'area delle ZTL entro le 24 ore dall'ingresso, cosa che possibilità che oggi non c'è. E poi sul commercio c'è anche da parlare di un aspetto che riguarda più la macchina amministrativa in generale. Oggi gli addetti, il Comune di Parma ha 1200 dipendenti, ci sono c'erano 8 addetti in pianta del settore commercio, oggi sono dimezzati, quindi le pratiche sono molto lente e occorre molto tempo per essere evase. C'è un regolamento dei DEORS da rivedere, perché anche qui non è uniforme, non è omogeneo, e vanno secondo noi assolutamente incoraggiati e consentiti. C'è il tema delle vetrine sfitte, c'è il tema dell'applicazione delle ordinanze, insomma tanti aspetti che uniti insieme possono aiutare a sollevare questo settore, che è vitale, perché ogni negozio aperto è un presidio di sicurezza, di socialità e di decoro.
Sì, i problemi riguardano il centro storico, ma non solo, ci sono altri quartieri in difficoltà in città. Quali sono le sue proposte, per esempio, per San Leonardo, l'Oltretorrente e Pablo? Sì, dunque, ovviamente i problemi della città sono trasversali, non c'è un quartiere, forse c'è qualche quartiere che in alcuni aspetti, hai parlato del San Leonardo, per esempio, riguardo alla sicurezza, è una zona particolarmente problematica, i fatti di cronaca anche recentissimi ce lo dimostrano. Noi siamo andati nei quartieri, abbiamo ascoltato le associazioni, abbiamo ascoltato i residenti, abbiamo ascoltato gli esercizi commerciali e quello che abbiamo riscontrato è una cosa che secondo me è molto preziosa per Parma, cioè ogni abitante di un quartiere è molto legato e radicato in quel quartiere, sente uno spirito di appartenenza sia alla città ma proprio anche in quel luogo specifico. Ogni quartiere quindi c'è bisogno di riqualificazione, una manutenzione migliore delle aree verdi che in questi anni è stata assolutamente troppo scarsa. Noi abbiamo parlato di uno spazzino di quartiere, per esempio, di introdurre una figura che possa proprio creare in quella piccola ginnastica quotidiana fatta di manutenzione, di pulizia, migliorare la situazione. Ci sono interventi poi di urbanistica e di rigenerazione urbanistica veri e propri, perché oggi poi con la possibilità di attingere ai fondi del PNRR c'è anche la possibilità di studiare, di progettare dei percorsi di rigenerazione urbana che qualifichino veramente certe zone oggi molto abbandonate e degradate, dando anche risposta a quella emergenza che c'è sulle abitazioni, per esempio. Ma tornando all'inizio, al discorso che stavo facendo, ogni intervento di riqualificazione deve essere rispettoso dell'identità di un quartiere. Noi, per esempio, per l'Oltretorrente lo immaginiamo come il Trastevere, no? Se vogliamo, volessimo fare un paragone con Roma, lo pensiamo come un luogo in cui si racchiude veramente l'anima popolare della città, lo immaginiamo con dei caffè letterari, con dei jazz caffè, dando incentivo e stimolando l'apertura appunto di questo tipo di locali che creano aggregazione, che creano assolutamente vivacità a tutto il quartiere. E poi c'è da stimolare e da avvicinarsi a quelle realtà che già oggi operano, perché in Oltretorrente, per esempio, abbiamo dei circoli storici come la famiglia Pranzana, come il Pedale Veloce, la Corale Verdi, Parma Lirica, quindi circoli che hanno bisogno di, e stanno facendo fatica anche con i rincari delle bollette che ben sappiamo, attivare anche, farsi trovare uno strumento per collaborare, coprogettare iniziative e con queste associazioni che possono essere davvero il centro della vita comunitaria e sociale di ogni quartiere. Su San Leonardo il problema principale è la sicurezza, ma non solo, c'è l'area SPIP, per esempio, che necessita assolutamente di una riqualificazione, c'è bisogno di anche una ricucitura dal punto di vista viabilistico per rendere meno distanti e meno separati, più collegati comunque questi quartieri con il resto della città. Bene, dal punto di vista nazionale stiamo assistendo al drammatico fenomeno della denatalità, delle cosiddette culle vuote, e anche a Parma la situazione è in linea con quella nazionale. Come pensa di sostenere le famiglie, in particolare le coppie giovani e quelli con figli o famiglie numerose? Sì, questo guarda, proprio l'altra sera eravamo a un incontro con le associazioni delle famiglie in cui il presidente dell'Istat ci ha disegnato un quadro che in realtà ben sapevamo, e io e il mio partito in particolare, perché siamo molto sensibili e attenti su questo tema. Ci ha disegnato un quadro dell'Italia e anche di Parma assolutamente preoccupante. Sappiamo che gli stati generali della natalità hanno attestato che il 2021 è stato l'anno con meno nascite della storia. Abbiamo una media di 1,2 bambini per donna, che è assolutamente lontanissimo dalle medie europee, e in prospettiva questi dati ci fanno vedere una Parma, per rimanere nella nostra città, nei prossimi 20-30 anni con assolutamente un invecchiamento drammatico della popolazione, sempre meno giovani, sempre meno bambini, difficoltà a sostenere il welfare, difficoltà a sostenere il sistema sanitario, quello pensionistico forse ci dicevano che si può anche pensare di pezzarla, però insomma lavorando un po' di più magari, però, e anche questa non è una prospettiva che entusiasmi, però sicuramente la situazione è preoccupante. Io credo che la politica abbia il dovere di fare qualcosa, ciò che in questi mesi, in questi anni di amministrazione secondo noi non è stata fatta. Tutte le associazioni
che si occupano di questi problemi, insomma, della famiglia, notavano come i programmi, le richieste che loro facevano alla politica 10 anni fa sono le stesse che fanno oggi, perché non è stato possibile spuntare nessuna delle loro richieste. Dicevo, la politica ha il dovere di fare molto di più, ha il dovere, può fare tanto. Poi è logico che questo è un problema, e dovremmo stare qui, cara Elena, 2 giorni forse a parlare, è un problema che non riguarda solo la politica, ma io credo sia un problema culturale, legato a una cultura che negli ultimi 30-40 anni si sta affermando, e ancora oggi è molto forte, che ha un po' discriminato la famiglia, che ha un po' visto la famiglia come, non tanto come la cellula e la base di sviluppo della società, ma l'ha vista come magari una prigione, una gabbia all'interno della quale erano così compresse e limitate le libertà, le proprie libertà individuali. Una cultura radical, liberal e progressista che noi dalla nostra area cerchiamo nel nostro piccolo grande di combattere. La politica è il nostro programma, abbiamo detto che nei primi 100 giorni attueremo un piano straordinario per la natalità, ben consapevoli che non potremo risolvere il problema, ma cercheremo quantomeno di agevolare un'inversione di tendenza, e gli aiuti sono quelli che altre realtà stanno facendo. Innanzitutto c'è bisogno di potenziare i servizi educativi. Parma anche da questo punto di vista è indietrissimo. Quest'anno abbiamo 1168 bambini in lista d'attesa per gli asili comunali, 600 dei quali solo negli asili nido. La percentuale delle domande soddisfatte è del 55%, quindi poco più di 1 su 2, un dato assolutamente drammatico se pensiamo che Brescia, che è una città non troppo lontana, che ha gli stessi abitanti di Parma, ha 168 bambini in lista d'attesa solo nei nidi a confronto dei 600. Quindi potenziamento dei servizi educativi, convenzioni con il privato. Parma è una delle poche città, per esempio, che non ha stipulato patti e convenzioni con il sistema educativo paritario cattolico. Si possono inserire anche dei bonus che non risolveranno il problema, ma comunque sono un incentivo. Un'altra cosa è quella di lavorare anche qui attraverso l'intermediazione del privato e il coinvolgimento del privato negli asili aziendali. Per esempio l'ospedale è una struttura che secondo noi potrebbe meritare, visti i numeri, di avere un asilo aziendale al proprio interno. Lavorare sulla conciliazione, sui tempi di conciliazione lavoro-famiglia, perché anche qui sappiamo che oggi le donne tante lavorano e quindi c'è bisogno di questo. E anche asili privati come i Tagesmutter, un modello tedesco di asilo molto flessibile e privato. Questi sono i primi provvedimenti che mi verrebbe da dire. Bene, purtroppo Parma negli mesi scorsi è balzata alle cronache nazionali per il triste fenomeno delle baby gang. Purtroppo sappiamo bene che non è un problema solamente di sicurezza, ma a monte è un problema di educazione dei giovani. Quindi voi come pensate di risolvere questo problema e cosa pensate di fare per i giovani dal punto di vista di aggregazione e di formazione? Sì, hai detto bene, le baby gang non è un fenomeno purtroppo solo parmigiano, però a Parma forse è presente in maniera anche molto più accentuata di altre realtà, però è un problema trasversale a tutta Italia. E hai detto bene, non è solamente un problema di sicurezza. Le baby gang denunciano, secondo me, segnalano il fallimento educativo delle nostre 3 grandi agenzie educative, che sono la scuola, o chiamano comunque in causa queste 3 agenzie educative, la scuola, la famiglia e la chiesa. Sappiamo purtroppo in questa deriva culturale a cui stavo un po' accennando prima che la famiglia si sta disgregando. Abbiamo avuto ad aggravare la situazione anche una forte pressione di migranti che magari non hanno a disposizione quella rete familiare in grado di poter sostenere appunto l'educazione di un figlio. Quindi noi siamo una società che fa pochi figli e li educa anche male. C'è sicuramente un aspetto legato al rigore con cui, se parliamo di sicurezza, con cui occorre intervenire quando l'infezione è acuta, c'è bisogno di un antibiotico, e qui c'è bisogno sicuramente di maggiore rigore nell'applicazione delle ordinanze, del controllo del territorio, dei presidi, e quindi l'aspetto, diciamo, più repressivo. Però questo non risolve il problema. La radice, secondo me, del problema è appunto questo problema educativo, e secondo noi, io sono uno sportivo e mi viene in mente questo, nel nostro programma l'abbiamo messo: lo sport è la più potente rete sociale a disposizione della società per
per educare i giovani. Quindi quello che può fare parallelamente appunto all'azione più repressiva è quella di attivare, di lavorare sullo stimolare ad agire queste e a creare queste reti sociali che sono fatte da collaborazione tra le società sportive e il comune, che sono state molto carenti in questi anni, sono fatte di collaborazioni tra la scuola e il comune, tra i servizi sociali e le altre realtà, realtà familiari oppure associative che oggi non hanno. Oggi il sistema dell'assistenza sociale a Parma non prevede per neanche un gestionale digitale che possa aiutare a mettere in rete i dati e a generare quel flusso di dati che possa servire anche alle parrocchie o alle Caritas parrocchiali piuttosto che alle altre associazioni no profit. Quindi c'è un duplice lavoro, insomma, in sostanza non sarà facile, ognuno di noi deve secondo me dare l'esempio, perché è la comunità che educa i giovani e poi dopo sperare che le cose migliorino. Certo, è un percorso molto lungo, però il lavoro da fare è solamente questo, credo. Parlavamo appunto di sport prima, come fondamento dell'educazione e della formazione dei giovani. Come pensa di gestire le tante strutture comunali sportive e come rapportarsi con quelle private? Sì, dunque, noi abbiamo messo nel nostro programma che Parma ha tutte le credenziali per diventare, o forse tornare ad essere, perché in passato forse lo è stata, un modello di Sport City. Oggi abbiamo la prima cosa sulla quale intervenire è sulla manutenzione degli impianti. Abbiamo visto poche settimane fa la chiusura della piscina di Via Zarotto, che ha costretto a migrare a Sant'Ilario in terra reggiana diversi bambini e nuotatori agonisti, e quella non è che sia stato un cedimento strutturale improvviso, si è reso inagibile perché per anni non si è mai fatta la manutenzione ordinaria. Il palasport è lo stesso, oggi c'è un progetto di riqualificazione molto importante che è previsto nei prossimi 3 anni, che impegnerà circa 9 milioni di euro, però anche qui si renderà necessario perché non è mai stata fatta manutenzione. Ma poi lo vediamo nei campi, non solamente di gestione comunale, ma anche nelle aree pubbliche, i campi di Viale Porati, insomma c'è una situazione dal punto di vista della manutenzione assolutamente da fronteggiare. C'è un problema di gestione degli impianti, e anche qui il comune secondo me dovrebbe lavorare insieme alle società sportive, agli enti di promozione, per cercare di accorparle, di creare magari delle polisportive in grado di strutturarsi maggiormente per poter pensare di prendere in gestione un impianto e aiutare anche quelle che oggi un impianto in gestione ce l'hanno e che magari devono fronteggiare, sappiamo i sacrifici che fanno i volontari delle società sportive svolgendo questo ruolo veramente meritevole, gli sforzi e i sacrifici che fanno, i contributi che sono stati dati negli ultimi anni, sembravano un po' dei contentini spot buttati un po' a random, quando invece anziché basarli esclusivamente sul numero dei tesserati era forse il caso di considerare anche il peso delle società che si occupano direttamente di gestione degli impianti. C'è un problema legato alle visite medico-sportive, perché i nostri giovani adesso poi con il Covid si rendono necessari anche il famoso return to play, quindi si è obbligato a fare delle visite ancora più approfondite, e sappiamo che i tempi di attesa sono lunghissimi, e quindi anche qui il comune dovrebbe attivarsi presso la ASL per potenziare il servizio di medicina sportiva, o comunque studiare delle convenzioni col privato per consentire in tempi ragionevoli la possibilità di fare la visita medico-sportiva senza dover magari pagare 100 e passa euro. Poi i problemi sullo sport sono tanti, ripeto, quello che secondo me è fondamentale è riallacciare quel rapporto con le società, e c'è il bonus sport, che è stata un'esperienza finanziata dalla regione assolutamente positiva, inquadrare e potenziare quello strumento, perché ripeto, ogni bambino che fa e ogni giovane che fa attività motoria e che fa sport è una iniezione di educazione assolutamente che va a beneficio di tutto, ogni euro che va a beneficio di tutta la società, ogni euro investito nello sport secondo me ha delle ricadute sociali 10.000 volte superiori. Abbiamo visto come in questo ultimo periodo la pandemia prima e oggi la situazione in Ucraina stanno creando nuove povertà e nuove situazioni di difficoltà, di disagio dal punto di vista sociale. Come pensate di intervenire a fianco dei più deboli, dei più fragili, dei bisognosi?
Sì, i dati Caritas parlano, hanno illustrato una situazione assolutamente pesante per Parma, perché si parla di 35.000 persone in stato di povertà. Sappiamo il problema della casa, 1.800 persone in lista d'attesa per un alloggio popolare. Sappiamo la situazione degli sfratti, che ogni settimana più drammatica. Quindi la situazione da questo punto di vista la percepiamo come assolutamente grave. Per fortuna che abbiamo una rete veramente straordinaria, ne stiamo incontrando tanti in queste settimane, di terzo settore, di cooperative o strutture private o Caritas parrocchiali, che veramente danno un sostegno, un aiuto e arrivano dove il comune non può arrivare, nonostante, ricordo, che la spesa all'interno del bilancio comunale, la spesa sociale rappresenta la gran parte del bilancio, perché sono 72 milioni di euro sui 240, vado a memoria, del bilancio complessivo. Il sistema del welfare a Parma va riorganizzato. Mi riallaccio così a una parte della domanda che mi hai fatto prima sul discorso del sostegno alla famiglia e alla natalità. Il sistema del welfare va organizzato e va riorganizzato, secondo noi, attorno alla famiglia. La famiglia deve essere il centro della politica assistenziale. Questo non è uno slogan, ma questo si traduce in provvedimenti, per esempio nella modifica di quell'articolo che disciplina l'accesso ai servizi, l'accesso ai contributi in base esclusivamente al modulo ISE, che non prende però in considerazione i carichi familiari. Quindi noi siamo convinti che un quoziente sui carichi familiari vada assolutamente imposto, così come siamo convinti che nel regolamento nelle norme che regolano le graduatorie di accesso all'alloggio popolare deve essere tenuta una quota per favorire le giovani coppie, perché è da lì che i giovani oggi una famiglia non la fanno e hanno paura a farla, anche perché non hanno la casa, non hanno il lavoro. Quindi favorire le condizioni possibilmente migliori per poterci pensare, per incompiere questo atto di eroismo. E poi c'è tutta la questione che dicevo della digitalizzazione. Oggi il sistema del welfare è lasciato delegato troppo spesso a terzi, non viene gestito direttamente, non c'è un intreccio di dati anche tra pubblico e terzo settore che possa effettivamente controllare il flusso di contributi erogati. Noi abbiamo anche detto, inserito nel programma, l'introduzione di una sorta di patto di cittadinanza, chiamiamolo patto sociale, ossia che ogni soggetto che si rende beneficiario di un contributo, di un alloggio da parte del comune, debba anche impegnarsi a rispettare un comportamento legato alla legalità, pena la perdita o comunque una perdita di punteggio, la perdita del beneficio stesso. Questo perché è un patto che secondo me indispensabile tra comune e società. Abbiamo visto tante volte delle situazioni di gente che usufruisce, non avendone magari diritto, di un alloggio, poi lo subaffitta in nero. Insomma, riportare un po' la legalità anche in queste situazioni. Abbiamo avuto il caso Svoltare a Parma, anche qui è stato uno scandalo che ha avuto eco nazionale, e cerchiamo di evitare che succeda anche in futuro. Bene, abbiamo concluso la nostra chiacchierata. Ringraziamo Priamo Bocchi per la disponibilità e per la esaustività delle sue risposte, e facciamo i nostri più cari sentiti in bocca al lupo per il 12 di giugno. Grazie. Benvenuti a tutti, eccoci al nostro consueto appuntamento con i candidati a sindaco delle elezioni di Parma 2022. Siamo con Pietro Vignali, che ha accettato di rispondere ad alcune domande, e gli diamo il benvenuto. Grazie. Lo ringraziamo di essere qui. La prima domanda interessa il centro storico di Parma, nel senso che negli ultimi anni abbiamo assistito alla continua decadenza del centro storico e sono numerosi gli episodi anche di criminalità, di piccola criminalità, e è evidente l'incuria in cui versa ormai questa zona. Come pensa di rilanciare quindi con iniziative concrete il commercio, la sicurezza e lo sviluppo del turismo? Beh, innanzitutto il centro storico deve essere ripensato come un centro commerciale e culturale all'aperto, esattamente come hanno fatto in Spagna, e quindi deve ripartire innanzitutto con l'istituzione di 5 centri commerciali naturali all'aperto nel centro storico e 2 nell'oltretorrente. Erano già stati fatti 10 anni fa, poi sono stati cancellati. Un consorzio centro città formato tra comune, ASCOM,
Confesercenti e Camera di Commercio per gestire i centri commerciali naturali e con la figura del City Manager per organizzare gli eventi culturali diffusi nel centro storico. Poi ci vogliono delle politiche per l'accessibilità del centro storico, ci vuole un nuovo piano parcheggi per aiutare il commercio, navette rapide dai parcheggi scambiatori e anche potenziare il trasporto pubblico con dei bus elettrici piccoli per le vie e i borghi del centro, riprendendo un po' il modello che avevo usato io con la linea 15 quando avevo pedonalizzato via Farini. Si tratta poi anche di inserire nel centro storico degli attrattori commerciali come è stato Zara in via Cavour o Feltrinelli in via Farini e poi cercare di incentivare anche l'insediamento di piccole attività commerciali di vendita di prodotti tipici locali. Ok, invece per quanto riguarda la riqualificazione di luoghi simbolo della nostra città, lei che sono attualmente al centro del dibattito, insomma anche elettorale, quali sono le sue proposte per lo stadio, quindi per il Parco Cittadella e per l'Aeroporto Verdi? Per lo stadio io penso che in questi anni sia stata gestita, ma anche per la cittadella e per l'aeroporto, questi grandi temi sono stati gestiti con molta improvvisazione, soprattutto scarsa partecipazione e coinvolgimento dei quartieri interessati, quindi quella cittadella, per quanto riguarda lo stadio, la cittadella stessa e invece Vico Fertile, Baganzola, Fognano e San Pancrazio per quanto riguarda lo stadio. Dopodiché io credo che lo stadio ha bisogno sicuramente di un intervento di ammodernamento, di ristrutturazione. Non credo però che il progetto di demolizione e ricostruzione, così come è stato presentato, sia compatibile con i tratti urbanistici e ambientali del quartiere Cittadella, che è un quartiere molto delicato. Quindi io credo che lo stadio abbia bisogno di una ristrutturazione più leggera per consentire a coloro che vanno a vedere la partita di poterla vedere in modo più confortevole. Dopodiché invece per quanto riguarda la Cittadella deve rimanere un grande polmone verde per gli sport individuali, non deve essere trasformato come questa amministrazione voleva fare in un luogo per degli eventi, per dei concerti. Fortunatamente il progetto fatto 5-6 anni fa per trasformarlo in un luogo, in un eventificio, è naufragato a seguito delle proteste di residenti e di comitati. Ora bisogna che la cittadella però vengano fatti degli interventi anche di manutenzione, soprattutto sul verde, sulle alberature, sulle staccionate, gli stessi bastioni vanno riqualificati, l'ostello, l'ultimo piano dell'ostello ancora nello stato grezzo e lì potrebbe essere trasformato in un luogo per servizi per gli sportivi, che tutti coloro che vanno a fare sport in cittadella, quindi docce, armadietti, una palestra stessa, e quindi io credo che la cittadella deve avere questa funzione. Lo stadio io credo che sia rimasto completamente isolato dalla città in questi anni, la priorità deve essere lo stadio passeggeri e quindi il fatto che Parma possa avere un aeroporto passeggeri di collegamento con quelle che sono le principali capitali europee e anche i luoghi di villeggiatura estivi, e questa deve essere assolutamente la priorità. Per quanto riguarda l'aeroporto cargo, il dibattito che si è sviluppato in questi mesi è un dibattito un po' falsato, anche perché l'amministrazione ha già preso degli impegni molto precisi per realizzare l'aeroporto cargo, in particolare la regione ha stanziato 12 milioni per l'allungamento della pista e il comune 2 milioni e 9 per quanto riguarda la viabilità alternativa. Quindi io credo che se veramente la coalizione del centro-sinistra volesse rimettere in discussione e quindi riaprire un dibattito vero, dovrebbero cominciare con revocare questi provvedimenti. A questo punto il dibattito sarebbe molto più vero di quello che è oggi. Ok, grazie. Parliamo invece di altri quartieri che versano un po' in difficoltà nell'ultimo periodo, parlo in particolare dell'Oltretorrente, del quartiere Pablo e del San Leonardo, anche lì si riscontrano spesso nella cronaca, insomma, quotidiana degli episodi, ecco, di criminalità, di baby gang, quindi cosa ritiene di dover fare per queste realtà? Ma questi tre quartieri in effetti vivono dei grossi problemi di sicurezza, e il San Leonardo in particolare, ma anche il Pablo e l'Oltretorrente. Poi il fatto che questi problemi non sono stati risolti nel San Leonardo, poi si sono anche propagati anche nel centro storico, in via Verdi, via Garibaldi. Ora io credo che la sicurezza debba essere affrontata con un mix di interventi. Il primo è quello del controllo del territorio con dei vigili di quartiere, ripristinandoli esattamente nei punti in cui io li avevo messi 10 anni fa, che
che poi sono stati rimossi, poi con dei nuclei dedicati della Polizia Municipale, un nucleo dedicato per la sicurezza, un nucleo dedicato per anticinofilo, per lo spaccio, un nucleo per il decoro urbano. Poi io credo che in certi punti ci vogliono anche dei presidi fissi della Polizia Municipale, in particolare nel San Leonardo, in particolare in Piazza della Pace, in Ghiaia, nell'Oltretorrente, in Piazzale Picelli, in quartiere Pablo. Poi occorrono delle politiche di rigenerazione urbana, bisogna potenziare l'illuminazione e le telecamere, e poi credo che si debba anche prevedere degli eventi culturali diffusi nelle strade, nelle piazze, in modo che la gente possa riappropriarsi degli spazi, perché in questo modo, nel momento in cui la gente si riappropria degli spazi, delle strade, delle piazze, delle parchi, i malintenzionati si allontanano. Ok. Parliamo anche di un altro tema che riguarda Parma, ma non solo, cioè nel senso che è un fenomeno che si sta riscontrando a livello nazionale, se non oltre, ovvero il calo demografico. E quali sono, secondo lei, le iniziative anche qui da fare, da attuare per sostenere le famiglie e soprattutto i giovani che hanno figli? Beh, sicuramente ripartire dal quoziente familiare che io avevo fatto 10 anni fa e che poi è stato cancellato da questa amministrazione. Oggi Parma è una città che fa pochi bambini, abbiamo toccato il calo delle nascite degli ultimi 20 anni addirittura, aumentano gli anziani, aumenta la povertà relativa, sono 35.000 persone dal rapporto della Caritas. Questo vuol dire che se noi non invertiamo la tendenza ci troviamo con una città di anziani e di immigrati e soprattutto un sistema di welfare che non è più sostenibile. Quindi bisogna ripartire dal quoziente familiare, perché era un meccanismo, tra l'altro, che io avevo istituito a Parma come primo e unico sindaco d'Italia, poi preso ad esempio da più di 50 città in Italia a partire da Roma, perché era l'unico sistema che andava nella direzione di sostenere le famiglie che hanno più figli, le famiglie che si prendono cura di un anziano, la famiglia che si prende cura di un disabile, e teneva conto anche dei carichi familiari in termini di condizione lavorativa dei genitori. Questo è l'unico modo per invertire una tendenza. Diversamente la nostra città va verso una situazione molto preoccupante di insostenibilità del sistema del welfare. No, certamente. C'è anche un problema inerente alle famiglie che riguarda proprio l'educazione dei figli, in quanto proprio il fatto che a livello anche nazionale Parma sia andata alla ribalta della cronaca per il fenomeno delle baby gang denota proprio questa situazione, diciamo, quasi emergenziale, nel senso che comunque è evidente che i giovani oggi si trovano davanti a un vuoto diciamo di senso, comunque di partecipazione. Quali sarebbero le proposte in questo senso per l'aggregazione e diciamo la formazione dei giovani? Il fenomeno delle baby gang è sicuramente un fenomeno di carattere sociale e per il quale servono delle politiche di prevenzione. Le politiche di prevenzione sono potenziare quelle che sono le agenzie educative in una città, e le principali agenzie educative sono sicuramente la prima è la famiglia, poi c'è la scuola, le parrocchie stesse sono una grande agenzia educativa, un grande ammortizzatore sociale, che quindi vanno sostenute. Poi bisogna realizzare anche, ripensare un po' quelle che sono le funzioni dei centri giovanili nei quartieri, e realizzare anche dei laboratori familiari nei quartieri. Io ne avevo realizzati due durante la mia amministrazione. Io credo che andare a realizzare laboratori familiari in tutti i quartieri è sicuramente un modo per portare i giovani su delle posizioni diverse da quelle attuali di devianza, come abbiamo visto purtroppo nella nostra città, in forme che non conoscevamo. Poi è chiaro che in attesa che queste politiche di prevenzione però facciano effetto, e quando il fenomeno raggiunge i livelli che ha raggiunto oggi nella nostra città, si debba però intervenire tempestivamente per ridare serenità alla città e soprattutto tutelare le vittime di questi reati, che spesso sono proprio i giovani e le donne. Chiaro. Un altro fattore educativo molto importante per i giovani è lo sport, sicuramente, come appunto elemento aggregativo. Come pensa di realizzare eventualmente o comunque mantenere gli impianti sportivi pubblici o comunque anche i centri che favoriscono l'aggregazione e la relazione, anche se sono a gestione privata? Beh, innanzitutto io credo che il comune debba
aiutare e sostenere tutto quel mondo dell'associazionismo sportivo e delle società sportive che oggi hanno degli impianti in convenzione con il comune e che spesso sono impianti che hanno un cattivo livello di manutenzione. Quindi la prima cosa è sostenere queste società. Dopodiché il comune stesso deve farsi carico anche dei propri impianti. In questi anni non ci sono stati più investimenti sull'impiantistica sportiva. Gli ultimi impianti sono stati lo stadio da rugby, lo stadio del baseball, il centro polisportivo campus, lo stesso palasport è in una condizione veramente di abbandono da 10 anni, dove non si riescono più a svolgere lì attività sportive né di importanti né anche minori, e quindi io credo che si debba ripartire con l'adeguamento sia degli impianti comunali, sia quelli grandi impianti, sia quelli che sono in concessione alle società sportive minori. E poi credo che si debba anche sostenere anche il diritto allo sport per consentire a tutte quelle famiglie che hanno, come dire, livelli reddituali molto bassi di poter accedere e poter svolgere sport in libertà come fanno tutti gli altri. Ora veniamo invece a una domanda di attualità che si ricollega un po' alla situazione anche di crisi internazionale, ovvero quella legata prima alla pandemia e adesso anche alla guerra in corso tuttora in Ucraina, che ha fatto emergere anche da noi nuove fragilità nel tessuto sociale parmigiano, soprattutto in termini di povertà. Come pensa di venire incontro alle necessità appunto di queste persone che si trovano ad affrontare una difficoltà per la prima volta molto spesso? Ma è chiaro che la guerra in Ucraina, ma soprattutto anche le ripercussioni della guerra si stanno facendo sentire, perché un po' viene questa tensione si accumula anche con altre problematiche. Abbiamo 2 anni di pandemia alle spalle, c'è l'aumento dei prezzi energetici, c'è l'inflazione che sta crescendo, e tutto questo sta dissanguando le famiglie della nostra città. E quindi io credo che si debba realizzare un pacchetto anticrisi immediato per cercare di tamponare questa emergenza e coinvolgere la rete della innanzitutto la rete della grande distribuzione, coinvolgere le fondazioni bancarie, coinvolgere anche le multi-utility che con l'aumento dei prezzi energetici stanno avendo dei maxi extra profitti, e i comuni sono soci delle multi-utility, in modo da ridurre i costi delle bollette energetiche, a garantire dei bonus per i beni di prima necessità per le famiglie, e anche dei voucher per quanto riguarda l'accesso ai servizi del comune. Poi si potrebbero fare anche degli accordi con le aziende private sanitarie convenzionate per ridurre il costo delle prestazioni sanitarie per tutte quelle famiglie in difficoltà. Grazie Vignali. Io ho un'ultima domanda che riguarda invece diciamo le persone più fragili dal punto di vista appunto della salute, e che si trovano ad affrontare situazioni come disabili, ammalati gravi, ammalati terminali e anziani. Ecco, è un tema sicuramente molto delicato, ma su cui anche sarebbe bello avere delle risposte in termini di proposte per l'assistenza anche alle famiglie che seguono queste persone. Beh, come dicevo prima, io credo che si debba rivedere, reimpostare tutto il sistema del welfare mettendo al centro la famiglia, perché solamente mettendo al centro la famiglia si riesce a dare una sostenibilità sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo a quelli che sono i bisogni che oggi stanno crescendo sempre di più, e soprattutto le fragilità che stanno crescendo sempre di più, perché e ritorno al punto del quoziente familiare. Il quoziente familiare era un sistema che rimodulava l'accesso alle tariffe per quanto riguarda i servizi per gli anziani, i servizi per i disabili, in funzione dei carichi familiari. Quindi più una famiglia si prendeva cura di un anziano e più una famiglia si prende cura di un disabile, meno pagava per l'accesso alle tariffe. Quindi questo era un modo per sicuramente fornire dei servizi anche più flessibili, perché è sicuramente più, oggi si va nella direzione anche di servizi, di una domanda di servizi sempre più flessibili e domiciliari, e quindi nel momento in cui l'assistenza alle persone più fragili, agli anziani e disabili, viene fatta dalla famiglia stessa, sicuramente la famiglia lo riesce a fare con delle modalità migliori di quanto può fare l'ente pubblico. E proprio a fare questo bisogna rafforzare la famiglia, e quindi lasciare nella famiglia le risorse in modo che sia la famiglia stessa a prendersi cura delle persone più fragili, a partire dagli anziani e dai disabili. Bene, con questo ho finito le domande. Ringrazio assolutamente per la presenza, per la disponibilità, Pietro Vignali, e rilancio al prossimo appuntamento. A presto. Grazie a voi. Grazie a tutti.